Salve ragazzi, io sono un fan e quest'oggi ci ritroviamo su Grounded. Allora, nello scorso episodio, scusate, mangio un attimo. Nello scorso episodio siamo stati nel laboratorio, o meglio, avete visto la parte finale del laboratorio della foschia, che in realtà non era molto complesso, e poi siamo andati nella zona del barbecue, dalla quale siamo riusciti finalmente a realizzare il forno. Però attualmente possiamo fare solo, ma ripeto, solamente le strutture di funghi, che saranno oltretutto tema per la prossima base, che sono questi qui, molto belli, stile tipo castello medievale. Ne ho già realizzati davvero un sacco. Poi li vedrete quando ritorneremo alla base. Allora, vi dico che off camera sono ritornato al laghetto. Sono ritornato al laghetto e ho preso finalmente il chip che non avevamo preso, che si trovava in un forziere. Allora, quello che c'ha. Ah, e ho formato praticamente tutta l'armatura di koi della carpa. Mi manca solamente le gambe, per una questione che mi mancano due strisce di zostera. E poi ho fatto tutta l'armatura ragno. Ripeto, quando ritorneremo e che se c'è bella lo vedrete. Comunque, quello che abbiamo ottenuto da questo chip, cioè quello che ho ottenuto da questo chip, sarebbe stato l'esplomelma, che praticamente è l'esplosalume, però che si attacca alle superfici, e poi qualche altra questione tipo strutture strane, roba non molto utile. Però quest'oggi, prima di andare in questa zona sud e quindi completare tutto il sud della mappa, avevo intenzione di andare a tavolo di picnic, perché l'avevamo già visto lo scorso episodio e l'avevo trovato alquanto interessante. Cioè, non l'avevamo visto solo lo scorso episodio, l'avevamo già intravisto diverse volte, però non ci eravamo mai andati perché non sapevamo. Beh, in realtà io ci sono ritornato e ho trovato una località che è esattamente qua, dove vi è un qualcosa che ci permetterà finalmente di scalare quella zona e di andarci. E ci permetterà sicuramente di ottenere nuovi oggetti più forti, che ci permetteranno quindi di andare in questa zona e a fare finalmente il laboratorio delle formiche nere. Ma bando le ciance, direi che il nostro viaggio può anche iniziare. Ok, signori. Inoltre, ho trovato un luogo prima, proprio dove abbiamo iniziato l'episodio, che è il tubo esposto. Penso che ci ritorneremo alla fine dell'episodio, perché sto vedendo che è esplorabile. Però, cosa più importante è che innanzitutto andiamo a prendere questo. E mentre che lo prendo, vi dico, quasi mi dimenticavo, ma off camera ho anche potenziato la mazza formica, perché non mi fido, cioè potremmo trovare creature normali come anche non lì. E comunque sia, per il momento, essendo che è da tipo 20.000 episodi che abbiamo ancora quest'arma basica, ho detto senti, per essere un po' più difesi, diciamolo. Ora però facciamo esplodere qua, perché sì, per poter andare sopra il tavolo da picnic. Ah, pensavo che era partito un fight. Per andare sopra il tavolo da picnic bisogna distruggere questa roccia per far cascare questa pala. Che cos'è qui? Ah, quella è gomma, signori. Hello, Mr. B. Hello, If I Miss follow you, B. will you lead me to honey Una or tomba blood? pregosa. Oddio. Ok, quindi ricordiamoci che qui c'è della gomma. Ehi, perché così tante api? Non mi piace la cosa. Interessante. Ah, noi sappiamo. Ah, lì c'è della science. Ah no. Ah, diamine, a saperlo prima. Lì c'è della gomma caduta. Però so che per la gomma, perché quando era sta. Ah, però potevo entrare lì. Che scemo che sono. So che per quanto riguarda la gomma ci serve la pala di livello 2, perché quando l'avevo trovata io la gomma off camera mi diceva a livello 2, lì vicino nella zona della foschia. No, cioè, poi la chiamerò zona della foschia perché è un po' più carino come nome. Ehi! Non avevo visto male. Formica nera, signori.
noi sappiamo, infatti stavo dicendo, per la palla di livello per la palla di livello 2 ci servono i pezzi delle formiche nere. Però vedete come le formiche nere non è che sono così. Ok, però fanno schifo a livello di danno. Cioè, questa è una formica nera operaia. Ora vai a vedere invece una formica nera soldato. Esciamolo. Un'ape. Frammento? Richiede taglio di livello 3, che in realtà l'abbiamo sbloccato nello scorso episodio. Come l'avevamo sbloccato, nemmeno io me lo ricordo. Innanzitutto si chiama Ascia Termite. L'avevamo sbloccato. Ah, per il viscidume duro. Ci serve due mascelloni di termite. Interessante. Beh, però è importante come cosa. Ah, penso che per andare dall'altro lato, che serve per andare dall'altro lato sopra ancora. A questo punto direi che è da qui. Sì, sì. Chi è che mi vuole? Perché? Ah, ma a parte che dalla quantità immonde di api. Oddio. Ah! Oh, non voglio morire. Ma è una... Signori. No! Ok signori, eccoci qua. Prima di ritornare in questa località bellissima balneare, ho deciso di andare a dare una controllatina a casa per sistemare un po' di cosucce. Ma io non capisco. Innanzitutto non capisco. Oh, che bello. Non è mai vero nella vita. Loro mi vogliono morto, quindi non sono belle. Fatto sta, sono tornato un attimo a casa per controllare un paio di cose. E ho sistemato un po' l'inventario. Solite cosucce. E niente. La forma. Ah, eccoti. Ma. Oh. Ah, e ovviamente come vi ho detto sono andato a prendermi un po' di cibo. E ovviamente non saprete mai da chi l'ho preso. Ovviamente sì, lo so che lo sapete, però datemi retta. Io ora ho paura di queste due api. Che mi sa che mi si aggrano. Cioè, come se fosse casa loro. Hello, Mr. B. If I follow you, will you leave me the honey or no? Vabbè. No, prendi l'arma. Aia. Scusatemi, ma sono concentrato. Animale. Vabbè, ci rincontriamo sopra, signori. Ok, signori, mi ero dimenticato che stavo facendo il video. Siamo venuti qua sopra e mi ero dimenticato che il semplice fatto è due formiche. Sì, due formiche, magari due formiche. No. Due api se l'erano ripresa con me. Io ora, ripeto, non so cosa c'è di così tanto a quale ci tengono le api, però. Mi hanno tentato di uccidere. Ma questo è il paradiso della formica nera, signore. E poi a quanto pare qualcuno qua si è divertito a fare una base.
L'ho parato. No. Becca questo, eh. Abbiamo finito tutto il cibo. Però abbiamo ancora un'afide. Yuppie! Io, signori, ripeto. Beh, a noi ci servono le nuove armi potentissime. Che non so come si ottengano, quindi. Non è che mo esce tipo qualche animale feroce. Prego. Science. Che cos'è? Cioè, non capisco. Poi non capisco nemmeno se sono strutture di funghi o gomma. Però vedete, si richiede la pala di livello 2. Io non lo so cosa richiede, cosa ci dà la gomma, ma penso qualcosa di buono a questo punto. Salve. No! A parte. Ah, ma qua è un tavolo da gioco, tipo Dungeons and Dragons. Chiave del labirinto del Minotauro. Se troviamo la chiave del labirinto del Minotauro, possiamo andare avanti perché prendiamo il chip. Se no, possiamo andare avanti col gioco. Sì, però. Abbiamo preso 6 piume da questa nostra scoperta. Però dobbiamo finire di esplorare il tavolo e dobbiamo vedere che. Ah, ecco, c'è una stazione da campo, buono. Con all'interno ingrandimento. Ok. Due bende e un. A pasta. Non possiamo ricercare nulla. Ok, va bene. Possiamo vedere da qui cosa c'è? Dio, ma lì ci sta. La monnezza. C'è un dente da latte. Però prima di fare ciò, a parte che ci andremo alla fine. Abbiamo finito di esplorare tutta la località. Che è? Frammenti. Ehi. Dove sta ciò che avevo visto io che c'era? Ah, ma c'è del miele! Ora capisco perché e cosa stiano difendendo. È l'onore. No, eccolo, eccolo. L'abbiamo ritrovato. Onnetti. No! E io ne ho portati 10! No, però aspettare. Non so come funziona, non ho mai. È nuova come cosa. Ok. Però sono. Vabbè. Tanto a ritornarci ci dobbiamo ritornare per la cosa della chiave. Mr. B at cruising altitude. Io ho paura che appena mi avvicino a questo miele mi aggredirà. Nemmeno detto. Nemmeno l'ho detto che è successo quello che ho detto. Ehi! Non abbiamo abbastanza armi buone. E poi loro non. Ah, è che mi aveva. Culo. Ah, come ti senti, ape? Apache mi fa. Apache. Elicottero Apache. Guarda, va dietro l'angolo! L'ultima l'ho parata però. Ok.
Aia. Mi rallenta il polline. Per qualche motivo. No, no. Come sei andata? Ma che era tutto sto giro? La Apache. E la Apache. Apache. No, mi è venuta male, senti, non basta. Non voglio continuare con questo proprio, che sia bla. E non c'è nulla. Ma possiamo andare? Sì. No. Sì, Oh! Basta! Basta! Aia! Mi sento messo all'angolo. Ma chi ve conosce? Mamma mia, signori. Prendete ste dubende. Allora. Interessante. Interessante. Allora, a noi ci serve e ci interessa sicuramente quello che c'è all'interno di quella cassa, perché è un chip. E qua ci sono delle altre formiche nere. Okay. Ciao formica nera. Ha sbagliato ad essere amichevole nel primo momento. Ciao formica nera. No! I primi luci sono i miei, ok. Ok. Lance? Abbiamo già 9 parti di formica nera, buono. Vincerei. Prendi questi. Ok. Guardate, lì ci sta il babbeggio. Ah, eccolo! Ah, Minotauro e Mirdido. Vabbè, i cosi. Che so quelle creature? Non sono Minotauri, sono metà formiche e metà. Quello è il Minotauro. Però, vabbè, niente. Lasciamo perdere, va, che è meglio. Allora. Noi. Lì non c'è nulla. No. A quanto pare. Però noi dobbiamo scoprire innanzitutto dove sta questa chiave. Where is the key? Ok, signori belli. Allora, stiamo esplorando un po' la tavolozza lì, grande. Ah, che bello. Non scherzo, il tavolo da picnic. E niente, non ho trovato la chiave che ci serve per il forziere. Però ho trovato un frammento di sale. Due cose. Primis. A ritornarci ci ritorniamo per poter fare la teleferica per andare nella zona delle termiti, che eventualmente potrebbe essere la prossima, come anche in realtà questa qua delle formiche. Perché quella delle formiche? Perché quella delle formiche poi ci dà la possibilità di ottenere le loro mandibole, e dalle mandibole otteniamo la paletta di livello 2. Yuppie! Però per adesso andiamo qui nel tubo, quello rotto, il tubo esposto. E poi ritorneremo, vabbè, sul tavolo da picnic per fare la teleferica. E magari la troviamo qui la chiave, chi lo sa, dobbiamo esplorare. Però ora ricerchiamo un attimo questo frammento di sale innanzitutto. Vediamo un po' cosa ci dà. Freccia di sale, giustamente. Cosa più importante che mi ero dimenticato di dirvi, però, ho trovato anche dei gambali di porcellino di terra. Io ho sentito delle dicerie su questo gioco, su Grounded, perché ovviamente mi interessa e mi piace come gioco, e ho sentito dire che sia l'armatura più forte, una delle più forti. Poi più avanti ne troveremo altre. Però l'ho trovata per terra, un po' come fu con l'armatura dell'ape, marcia. Quindi non è nel pieno del suo. Cioè, non è.
non è indossabile, ecco, mettiamola così. Depositiamo queste cose. Sì, ora so. Ripeto, ragazzi, datemi il tempo per sistemare tutto. Ora sto a buttare tutto a casa. Intanto questa casa verrà demolita. Diciamolo, demolizione. Poi, un'altra cosa. Ah, eccoli due. Un'altra cosa importante. Perché 11? Io gli ho detto. No, non è vero mai nella vita. Io non gli ho detto di farli tutti. Scusate. Cosa più importante è quella lì che comunque sia. Io avevo l'intenzione di cominciare a fare i succhi sbarri frullati. Per il semplice. Non ho capito. Ah, le ricette, ecco. No, per un attimo mi stavo confondendo. Ah, qual è? Io avevo l'intenzione di fare dei succhi. Eventualmente questo, che forse è il migliore. No, mi sa che è questo. Ok, interessante. Poi ci penserò. Cioè, mi metterò lì con la pazienza che ho. E mi sa che sono è questo, perché dà più salute massima, guarisce, eccetera, eccetera. E dovrò ritornare a questo punto a riprendere più cavolette di muscolo possibile. Intanto sappiamo dove stanno. Stanno qui. Detto questo, ecco, vi faccio vedere le armature. Questa qui è quella di carpa del koi. Ci manca solo le gambe, che poi ci penserò. E poi questa è quella del ragno. Poi in realtà quella del koi forse la riusciamo anche a completare senza andare al laghetto, perché tanto ora dobbiamo andare nella zona, in quel tubo, e magari ci stanno delle alghe, chi lo sa. Fatemi riparare l'armatura però questa qui. Poi cosa più essenziale, io so che c'è l'esistenza della colla della riparazione, perché è stato il gioco ad avermelo detto. Cioè mi ha detto chiaramente: guarda Pirletta, che esiste la colla da riparazione, che la puoi fare o con, che era, pezzi di coccinella proprio, e poi qualche cos'altro, mi sa, qualche pezzo di cimice, ora non mi ricordo esattamente. Però io dico, come la posso utilizzare? Io non ce l'ho. Cioè mi dice della sua esistenza, ma non mi dice il recipe. Quindi questa è una cosa interessante sulla che dovremmo vedere meglio, signori. Ma ora scappiamo da queste formiche assassine. Ok, signori belli, stavo un attimo esplorando la zona circostante e ho scoperto l'esistenza di scusate, sto un attimo facendo una cosa con lì il timer. Più non era naturale livello 2. Ah, e sto un attimo esplorando la zona e ho scoperto l'esistenza di un altro tubo tubolare. Lo scorso in realtà l'abbiamo esplorato tutto, l'ho riesplorato da solo, al buio. E ipoteticamente abbiamo fatto tutto al massimo, poi ci ritorno. E direi di provare a vedere pure cosa c'è qua. Vediamo. Delle radici. Io spero che sia. Ah, dalla faccia e da tutto il resto sembrerebbe quello che penso io. Infatti lo è. Ottimo, signori. Ottimo, ottimo, veramente. Allora, direi. Non ti incastrare. Ah, ritorniamo subito. Finalmente. Ah, che bello. Pensavo che non l'avrei mai trovato. Direi di andare quindi ora lì sopra. Sbloccare la chest. Fare la. Lì la. Il coso che collega la zona quella lì con il tavolo da picnic. Da picnic. E direi che può bastare per questo episodio. E poi sarà tutto da vedere se andare prima dalle formiche o in quella zona. Perché ricordiamo. Attaccati! Esciamolo! Si deve attaccare! Nella zona delle formiche possiamo prendere le mandibole che ci servono per fare finalmente la paletta. Ma allo stesso tempo lì, in quella zona c'è un altro chip, quelli secondari, cioè.
Ok, non ci riesco ad arrivare. E ricordiamo, vabbè, queste portare il chip secondario e quant'altro a Burgot ci penso io, signori. Intanto non è che sono d'essenziale importanza. Al massimo ve ne faccio presente nel prossimo episodio. Però se voi siete interessati a vedere queste parti pure, ditemelo tranquillamente nei commenti e allora vorrà dire che comincerò a portarle in queste parti portanti, portose. No. No. No, no, no. Ti ho sentito e ti sei... Poi sono due, rie. Due non le puoi combattere. Cioè, nello stato attuale non le posso combattere. No, no, no. Ok. l'avevo trovato comunque non in questo piatto ma nell'altro, il pezzo di sale. Però boh, per il momento è così, non è che ci sono sti grandi crafting, solo le frecce. E ah, invece il pezzo dell'armatura era dietro quella statuetta. Però ora andiamo a prendere il nostro premio. Lo sapevo. Ho detto fammi allontanare e poi è pirla, quindi si è... Ok. Muori. Scusami, però. Parapara. Scab modulo GDR. E ma queste non le avevo visti. In un primo momento non le avevo visti. Ma non... Ok. Un attimo ho detto non mi dite che forse mi sono buggato. Dovete sapere che forse, signori, abbiamo finalmente ottenuto il Sipe per poter fare le zollette di marmo e le cose robuste. Perché se no non si... Cioè in realtà sì, si può spiegare perché me l'abbia messi lì. Però secondo me è questo il motivo. Oh, I spy. Ah, ok. Ottimo, ottimo, signori. Allora, direi che quindi a questo punto, per questo episodio, può pure bastare. Vi ricordo che se non vi siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanellina e mettete like. Vi ricordo inoltre di seguire... Oddio, mi sono buggato. Di seguire i bug. No, no, scherzo. Di seguire i prossimi episodi di questa serie, gli scorsi e le serie e gli episodi e poi i video che porto abitualmente, abituant. E detto questo, penso ci possiamo anche salutare. E nel prossimo episodio, signori, abbiamo due luoghi interessanti. Bella bella, guys. Ciao.